tante le personalità di spicco che hanno voluto dare il loro contributo di partecipazione a questa festa. A colloquio con Juan Carlos Silocchi, il sindaco di Voghera, Aurelio Toriani, e vicino a lui il vescovo della diocesi di Tortona, Monsignor Martino Canessa. Il 25 di maggio, nel giorno della festa che ricorda l'indipendenza argentina, c'è questo ritorno, questa riunione dei popoli del sud dell'America, quindi questa riunificazione di una diaspora anche di questa popolazione, no? È una cosa importante. È una cosa importante indubbiamente, perché quando si lascia una terra dove magari si è nati è sempre un momento delicato, poter trovare una unione dove si fissa la propria residenza è importante. Tanta gente che lavora, tanta gente che ha sofferto e che trova in questo momento un momento forse di felicità per ritrovare anche tanti affetti. Fuori di dubbio, perché l'Argentina sappiamo che in questi ultimi anni, dal punto di vista così della vita di tutti i giorni, ha avuto un tracollo, no? Quindi molti sono rientrati. È sperabile che qui abbiano avuto la possibilità di trovare un lavoro, no? E che abbiano oggi di nuovo un po' di serenità come forse avevano un tempo in Argentina. Le popolazioni del Sud America sono una popolazione che molto credente. C'è questo aiuto che viene fornito dai vescovi del Sud America alle popolazioni residenti in loco, è un aiuto importantissimo. Tanti vescovi, abbiamo avuto la conferma dalla storia, che soffrono anche per aiutare queste popolazioni in situazioni di disagio elevato. Sì, fuori di dubbio, ma questo direi è la Chiesa che deve sentire il dovere di stare dalla parte di coloro che soffrono, no? Però senza mai guerra di classe, no? La Chiesa non ha mai detto di imbracciare il fucile, la Chiesa sostiene più che può quelli che sono indifesi, è il suo dovere. Tante volte... È un piacere che molti vescovi questa scelta l'abbiano fatta in un modo molto chiaro. Perché tante volte si ricorda delle missioni che vengono fatte nei paesi più poveri e ci si dimentica che in fin dei conti anche questa nel Sud America è un po' una missione, no? Da parte della Chiesa. Certo, ma nel Sud America è ancora presente la missione, anche se ormai sono abbastanza indipendenti come forze ecclesiali, però devono essere ancora molto sostenuti anche dall'Occidente. Quindi possiamo dire che anche la Chiesa Cattolica è di grosso aiuto nell'evoluzione di questi popoli latino-sudamericani. Lo spero vivamente. Grazie ancora.